Esiste un problema che è di tipo culturale ed è di tipo anche etico, che è il cosiddetto conflitto delle verità, o anche se volete il contrappunto delle virtù. Esistono cioè delle virtù che sono necessarie, ma tra di loro apparentemente si oppongono. E l'opposizione, notate bene, dal punto di vista teorico, non è soltanto dialettica, cioè polo negativo e polo positivo che si respingono, a parte il fatto che il polo positivo e negativo per l'elettricità, per esempio, è fondamentale, ma appartengono di più alla simbolica del contrappunto, che come sapete in musica è una delle regole tra le più suggestive, perché nel contrappunto si hanno apparentemente delle tensioni che creano invece armonia. Ecco, io dico che qualcosa del genere esiste tra due virtù, la verità e la prudenza. La prudenza che è discrezione, che è saggezza, e in questo senso io vorrei semplicemente ricordare una frase di Cristo che è da Twitter, perché sta in 140 caratteri, anche in greco. Quindi potrebbe essere lanciata, la conoscete tutti, prudenti come serpenti, semplici come colombe. Voi vedete la semplicità della colomba e la verità in tutta la sua purezza. La prudenza è invece la capacità anche di velare, se si vuole, la verità. La verità e la prudenza sono perciò in armonia tra loro. Certo, un'armonia delicata, che è quasi come camminare su un crinale. E il crinale, come sapete, fa spesso scivolare dall'una o dall'altra parte.